Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Che meraviglia avere qui a Radio Bruno Paolo Iannacci. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Paolo, ti aspettavamo tanto, la canzone è bellissima, avevi provato negli anni a sottoporla alla commissione, finalmente nel 2020 ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, la canzone, canzonetta, storia, poesia è stata scritta nel 2014 grazie al mio produttore che me l'ha sottoposta, Maurizio Bassi, dicendo: Paolo, questa è una cosa importante per la tua carriera. Io ho detto: quale carriera? Perché ero un po' in un etere che non avevo ben capito cosa dovessi fare della mia vita. E poi è nata veramente in una scrittura a otto mani con Andrea Bonomo, che devo dire che poeticamente è eccelso. Ci sono certi momenti, come dicono gli etilisti, cioè il momento di lucidità. E Andrea ne ha tanti, ed Emiliano Bassi, che è con cui abbiamo scritto la musica. Allora, per l'occasione, per concentrarsi bene, via il pianoforte, perché non riuscivo, o sbagliavo il piano, o sbagliavo l'interpretazione, c'era sempre qualche cosa che non rendeva giustizia al brano. Purtroppo, a volte bisogna scremare per riuscire ad avere un buon risultato. Chiaramente la prima cosa che ho fatto è stata quella di suonarla, cioè non è che non viene bene, viene, però siccome noi dobbiamo condensare una vita in 3 minuti e mezzo, facciamolo bene. Poi dicono che l'attesa dietro le quinte sia veramente breve, no? Si aspetta pochissimo quest'anno. Ma, non lo so, io sono comunque felice di esserci. Poi magari aspetti molto e l'ultima ora vola via, non te ne accorgi neanche. Presto! Dalle scale, su. Ti butti giù, insomma, esatto. Allora, invece parliamo del grande omaggio che hai fatto al tuo papà. Posso dire una cosa? In televisione ti sei trasformato. Ah, sì, c'erano i suoi occhi, la sua espressione, il suo modo di dire. Non bisogna piangere, Paolo, se no mi metto a piangere anch'io. Al mio papà piaceva il tuo. E lui vorrebbe che ridessimo. No, io piango da solo quando sono col piano, a volte da solo. Quando sono tra amici, quando sto lavorando, è difficile, ho visto. Perché non lo so, perché mi scatta qualche cosa di professionale e non riesco a liberarmi completamente, no? dall'apparato teatrale. Però tutte le emozioni che io ho assimilato, tutto quello che mi ha insegnato il papà, ovviamente era dentro di me. Io questo brano l'ho visto nascere e poi rinascere, perché l'abbiamo riportato con anche altri arrangiamenti dal vivo. E quindi per me era proprio come essere a casa in quel momento. E gli ho voluto proprio bene a questo brano, anche per il messaggio importante che ha, capisci? Sì. A proposito di casa, un tuo ricordo davanti alla televisione di Sanremo, quale altra canzone ti viene in mente? Quale altra canzone mi viene in mente? Beh, per me, per il mio gusto, è i brani di Giorgia, che mi hanno perfetti. Giorgia Celsovalli, impazzito io. Poi io sono il fan numero uno di Giorgia, tipo, butto per terra. E quindi quello è. Altri ricordi, mi ricordo un Sanremo che non ci faceva impazzire, lo stavo guardando col papà e non ci faceva impazzire, eravamo un po' stanchi delle proposte musicali. A un certo punto spunta Gigi D'Alessio e ho detto: oh, finalmente, bravo Gigi, finalmente. Bellissimi ricordi. Paolo, è un palco importantissimo dove si presenta la propria musica, il proprio progetto. Subito dopo che cosa succederà? Ma chi lo sa? Lo scopriremo chi solo vivendo? Sì, secondo me sì, per quanto mi riguarda sì, anche perché mi piace mantenere un minimo di incognite legate alla professione. Io
ce la metto sempre tutta e cerco di imparare più cose possibili e offrirvi il meglio. E poi se andrà bene anche commercialmente, spero, sono felicissimo, cioè, anzi compriamo milioni di dischi se si può, vinili. Comprate. Anche tu? Certo, compriamo, anche tu devi prendere. Io sono del 76, quindi il vinile lo amo. E prendi una decina allora. Va bene. Toni, una decina di dischi. È stato un piacere davvero avere con noi Paolo Iannacci. Ma di che? Ci si diverte qua, quello è il bello. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con L'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu,